tutti dalla Reviews e da Lord Fener. Oggi abbiamo la recensione delle lenti polarizzate OK modello PF-C1. Poi abbiamo le lenti con il filtro grigio, il modello è il PF-G1. E infine le lenti col filtro blu, modello PF-B1. Allora, cosa troviamo all'interno? Apriamo la scatola, la garanzia, 2 anni, la lente vera e propria, il panno tipo quello per pulire gli occhiali, le lenti degli occhiali, una sacchetta carina questa qui, una sacchetta richiudibile per riporre le vostre lenti. E il morsetto a molla per mettere appunto le lenti. Adesso vediamo il funzionamento, come va installata. Eccoci qua. Abbiamo appunto montato queste nostre lenti. Il materiale plastico mi sembra abbastanza resistente, nonostante sia plastica, comunque mi sembra ben fatto. Anche il sistema a molla qui mi sembra che non debba cedere a breve. La lente è molto ampia, anche una buona qualità dei vetri. Di solito il problema di queste lenti è la qualità scadente dei vetri, che si vede subito che sono magari hanno delle particelle all'interno che rendono l'utilizzo quasi inutile. Invece questa è veramente ben fatta, una buona qualità generale e soprattutto dei vetri, delle lenti. Ovviamente ha la caratteristica molto importante di poter ruotare la lente, questo poi vedremo il perché, perché comunque si può, diciamo così, sintonizzare la fotografia mediante questa ghiera che si gira. La lente polarizzata è usata molto spesso in fotografia e serve a ridurre il riflesso delle luci nelle superfici che appunto riflettenti come specchi, materiali metallici. Devo ammettere che questa caratteristica è un buon pregio per una fotografia. Potete immaginare quando appunto fate una foto e avete uno specchio dietro che si viene questo flash dietro che rovina tutta quanta l'inquadratura. Allora, adesso vi farò vedere, diciamo così, fattivamente come funziona questa lente. Prendiamo il mio vecchio cellulare, quindi non prendetemi in giro perché c'è un vecchio cellulare. Allora, questa diciamo così è l'esposizione della luce, come vedete, anche se non è un materiale riflettente come il metallo, però ci sono questi riverberi di luce bianca. Andiamo a mettere la lente. Allora, guardate che succede. Io vado a ruotare la ghiera. Guardate che succede. Vedete? Il riverbero è molto minore. Continua a girare. Aumenta il riverbero, rigiro e torno a un riverbero accettabile. Ovviamente noi utilizziamo una luminosità molto alta per quanto riguarda queste video recensioni, quindi adesso guardiamo invece l'utilizzo della lente col filtro blu. Questa è una vera chicca. Vi faccio un esempio che è molto semplice. Andiamo a fare delle foto in esterna, abbiamo un bel cielo, andiamo a fare l'inquadratura e il cielo ci sembrerà nell'inquadratura più grigio rispetto al blu che realmente è. Con questo filtro possiamo dare, diciamo, un tocco, una pennellata sul cielo per renderlo ancora più blu, fare delle foto, diciamo, quasi artistiche. Si può usare la stessa cosa, diciamo, anche per il mare, mettendo ovviamente il filtro verso il basso, possiamo rendere il mare molto più blu. Questo magari per come me che vive a Roma e va a Ostia, magari fare una bella foto al mare di Ostia che sembra blu, può sembrare migliore rispetto al grigio che realmente è. Allora, come funziona la lente col filtro grigio? È un po' come gli occhiali che hanno più o meno lo stesso tipo di caratteristica, ovvero quella di ridurre la luminosità nelle parti alte delle inquadrature. Nella fattispecie, quando abbiamo magari, che ne so, un cielo molto molto luminoso, andiamo a fare una foto, vedremo che comunque il cielo ci verrà molto più luminoso e invece la terra, comunque il soggetto sarà molto più scuro. Settando la fotografia, appunto, sempre col solito giochetto del girare la ghiera, possiamo appunto scurire la parte alta della fotografia, quindi la parte del cielo,
o comunque la parte della fonte luminosa, in modo che avremmo più nitida, un colore più bilanciato per quanto invece riguarda la parte sotto, comunque quella che è a fuoco, quella che è il nostro soggetto principale. Allora, considerazioni generali. Le lenti sono di buona qualità. L'utilizzo ovviamente è dedicato agli amanti della fotografia, soprattutto per quanto riguarda i filtri. Discorso differente invece per la lente polarizzata, che quella invece non vi nascondo, non essendo comunque un grande utilizzatore di questo tipo di accessori, vi assicuro che ho scoperto un mondo, perché è una cosa veramente. Il risultato si vede, il risultato si vede. Il rapporto qualità-prezzo comunque è buono, anche in riferimento appunto all'alta qualità dei materiali e soprattutto dei corpi ottici delle lenti vere e proprie. Quindi sia la Reviews che come sempre il nostro caro Lord Fener vi consiglia l'acquisto. Detto questo, vi ringraziamo per il tempo che ci avete concesso, ci auguriamo che questa recensione sia stata utile e appunto vi aspettiamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!